Dai, Department Store. Department Store is situated on Dove sto Department Store? Ah, sono quelli a Pripyat. No, ma allora no. È a Pripyat quello, quindi sono gli ultimi. Vediamo una cosa. Sono un po' difficili quelli della seconda area. Non sono per niente facili. Ops. Ah, non è vero, sono facilissimi. Sono facilissimi. Allora, quindi, questi che ho appena trovato li diamo qui a Cardan. Perché è giusto che ce li abbia. Per gli ultimi potenziamenti devo andare per forza a Pripyat. A Pripyat, come cavolo sto gioco lo dico. Che cosa è successo lì? Ma sei serio? Ma sei un... ma sei serio? Ma è una figata averlo trovato. Trova un pesce rosso. L'ho trovato? Come mi siamo aggiornati? No, fermi, non ho capito. Come fai a essere che mi siamo aggiornati? Aspetta, aspetta. Devi trovare un malvagio per birra, ma non hai più un vantaggio sui tuoi avversari. Ah, ora anche loro stanno cercando e mi hanno fatto. Ah! E tu cosa sei, uno stalker Avanti, o un... amico, metti via quell'arma. Sai, non ho molta voglia di Sei parlare uno quando mi stalker. puntano un'arma in faccia. Strano, Scusa, c'hai ragione, c'hai ragione, c'hai ragione, se lo tolgo, c'hai ragione. Ho trovato un pesce rosso. Questo. È pesce rosso è questo. Peso massimo 12 kg. E non so se te lo voglio dare, ma vabbè, dai. Che vantaggio tattico era, ragazzi. Pff. Sono comunque sei arrivato io per primo. Ma che vuoi, Olesbigo? Siete scarsi, siete scarsi. Però vorrei capire che vantaggi ne trae Beard.
A meno che, allora, potrebbe succedere questo, che se io gli porto tutti i manufatti che lui chiede, magari, e ripeto, magari, con tanti magari, lui ci dà gli stessi in vendita, nel senso, ce li vende più alti, cioè più bassi, però ce li vende. Quindi potrei anche farmi furbo e dire ok, lo vendo e ciccio. Vendo e ciccia. Però Però questa live si è spezzata di nuovo. questa live Lo si è sto vedendo spezzata di adesso. nuovo. Lo sto vedendo adesso. Che pizza, guarda. Quindi per chi osserva la live, se vedete appunto più video, è perché la linea non si capisce perché sta dando veramente di merda. Talmente tanto di merda che Twitch la spezza. Adesso dice: ah, ok, la live è finita, non la live è ripresa. Però non è lo stesso, è una seccatura questa. Perché è come se fossero due live, ad alcuni magari chiude la schermata, è tutto un casino. Mi scoccia, però è così, è ciccia. Beh. Sono tutto orecchi. Allora? Passa a trovarmi qualche volta. Ci berremo Benvenuto. qualcosa. Allora, ragazzi, gli è venuta la conchiglia, ma non mi ricordo qual è la conchiglia. Cazzo, non mi ricordo qual è la conchiglia. Forse mi poteva anche servire.
sono ignorante a volte, faccio le cose così senza pensarci. Ah, è questa, ok. Meno male che non l'ho venuta quel tipo. Che chiulo. 14.000. L'altro invece me la valutava 7.000. Che figo. No, vabbè, non la vendo perché mi può servire veramente. Però questo... Sì, almeno uno. Per questi perché tanto non mi servono. Vendo. Ok, allora andiamo a consegnare la il chi, cioè gli Salve. oggetti a lui, gli strumenti precisione. Ho dell'alcol, un cicchetto. Un brindisi alla fermezza della mano. Ma infatti lì bisognerà aiutarlo. Riparazioni, vai. Serve della vodka. Quanta vodka, crivio. Eia, ciao. Mamma mia, Un chissà brindisi a una quanto buona giornata dobbiamo di lavoro. dargli di alcol per ripararci gli oggetti. Sarà un casino. Ok, vedete, come mi ricordavo io, qua ad esempio posso scegliere solo questo, o peso trasportato o contenitore. E contenitore non me lo dà nessun altro. Vabbè, questi si possono fare solo più avanti, quindi questo ce lo darebbe più avanti. Però non è come questi qui, la scelta è una, o uno o l'altro, tipo qua ho fatto meno durabilità. Ma più quello, protezione elettrica o termica? Penso più elettrica a sto punto. Protezione psichica così. Numero di contenitore più uno, va. È anche rotto. Mentre questo, allora abbiamo questo qui. Non sono affatto economici, ma aumentano la durabilità dell'arma. Ma posso... Della mola da battaglia, consente di sparare il primo colpo mezzo secondo prima. Ma no, questo non mi importa. Beh, questo è meglio così. Questo va bene così. Questo va bene così. No, questo non lo farò mai perché mi cambia l'arma con l'altro calibro, stupido. La pistola invece cosa abbiamo? Questo. 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 E questo. Ok. La ripariamo anche. Perfetto. Ok. Un brindisi al nostro comune obiettivo.
Poi versati un goccetto, forse. Se avessi fatto il terzo, non mi avrebbe mai aiutato. Dovrò farlo smettere di bere, sto tipo. E poi non capisco. Aspetta, che ore sono? Le 10:45. Quindi è qua. L'orologio è sempre qua all'inizio. Questa è l'ora in cui siamo. Ok, facciamo trascorrere quasi una giornata. A parte che ho fame, quindi conviene mangiare. Il tipo si è svegliato. Un brindisi alla fermezza della mano. Gli do l'alcol solo per capire quando posso fare la missione per lui. Un brindisi a una buona giornata di lavoro. Sì. Gli Un do la terza brindisi al nostro bottiglia comune e obiettivo. lui adesso si riubriaca minimo. Cosa c'è? Lasciami dormire. Ehi, ragazzi, dove state andando? No, io rimango qui. Poi versati un goccetto, forse. Vedete, piano piano ce lo sta dicendo. Mi lo fa passare un'altra notte. Sta cosa che ha fame il mio personaggio. Beh, senza di quello la fame viene. C'era un qualcosa che mi dava solo dei vantaggi. Quello. Un brindisi alla fermezza della mano. Un brindisi a una buona giornata di lavoro. Un brindisi al nostro comune obiettivo. Lasciami in pace. Cosa c'è? Lasciami dormire. Poi versati un goccetto, forse. Lasciami in pace. Cosa c'è? Lasciami dormire. Lasciami in pace. Poi versati un goccetto, forse.
Allora, hai qualcosa di nuovo? Dai, lasciami in pace. Un grave. Secondo me qual è il grave? Не, ну ты молодец. Клёво сломал. Devo ricordarmi qual è il grave. In Clear Sky il grave era bellissimo, più 20 kg. In Shadow of Chernobyl non dava niente di peso, invece qua è 8 kg. Stupidaggine. Però il grave dove lo posso trovare per darglielo? Per forza nell'altra cittadina, quindi mi tocca tornare un po' indietro. Tanto i soldi me li dà lui, quindi tanto vale che lo prenda, li do così, vediamo cosa riesce a darmi. Anzi, ti dirò, adesso mi prendo tutti i manufatti e farò da lui, così magari ce li ho tutti e fa affanbrodo. Entrare con le armi. E chi entra con le armi? Tu entri con le armi, che io non sto entrando con le armi. Che succede, fratello? Allora, facciamo così, che mi prendo tutti i manufatti con me, che poi dovrei averceli tutti quanti, anche il gravi, sì, ce li ho. Vediamo un po'. L'alcol me lo porto di là. Questo mi sa che lo butto. Staccami vino, scarica e lo vendo. Questo magari no. Anche questa, cosa me ne faccio? Tutta della frida, ma vabbè, è bellina esteticamente. Non vedo altri manufatti, ok. Salve, è bello vederti. E voi? Così all'improvviso compaiono anche i banditi. Allora, vediamo di dargli quello che vuole. Il lavoro è svolto. 18.000. Quali mandati ti servono? No. Tornerò più tardi. Ci scambia. Cosa c'è adesso? Adesso ne ha. Al chiaro di luna, scriverti vorrei. Ancora, credimi, te lo garantisco. Poi versati un goccetto, forse. Cosa c'è? Lasciami dormire.
gonna change you like a remix, then I'll raise you like a phoenix. No, si stava bloccando il gioco. Salve, buona caccia. Un brindisi alla fermezza della mano. Un brindisi a una buona giornata di lavoro. Un brindisi al nostro comune obiettivo. Poi versati un goccetto, forse. Dai, lasciami in pace. Poi versati un goccetto, forse. I'm gonna change you like a remix. Un altro grave. Diciamo che li lascio qua, va? Ah no, siamo così, così, così. Allora, sinceramente parlando, mi porterei dietro giusto questo. Allora basta, no aspetta, c'è anche altra roba, no quello è giusto, questo basta, sì. Ok. Ok. Portami a Janova e mi faccio portare. Sono anche un po' scemo perché quella missione fallisce. A parte che ne hanno già portato uno, non capisco perché devo ripeterla. Se vuoi entrare, metti via la tua arma. Allora. Devo andare lontano qua.
lontanissimo, posso dove devo andare, ma lo è abbastanza. Poi anche qua. Siete scemi. Sono sanguinante a causa vostra. Sono tante qua le lezioni, ma c'è una zeppa. C'è nulla. C'è niente. Non c'è una zappolina qua. Like a phoenix. Ok, saliamo qui sopra. Aia. Aia due. A parte che rischio di morire di non aver mai salvato, ma dettagli. Ecco qua. E siamo pronti a portarli anche a Nitro. Quindi, siamo fortunati perché c'erano, diciamo, questi kit di riparazione. Oh cacchio. C'erano in ognuno di questi, diciamo, di queste aree. Ci mancano solo quelli di Pripyat. O comunque quelli... Ah, scusate. Dell'area successiva. Sono cattivi, buoni o che sono neutrali? Ok.
comincia a parlare. Ma sinceramente, io ti vendo le cose e basta. Comincia a parlare. Sì, sì, bye bye ragazzi. Ah, è vero che qui siamo in una nuova area. Cioè, nel senso, siamo in quest'area, quindi... E anomalie che trovo qua non le ho ancora esplorate. Ouch. Allora c'è un manufatto ed eccolo lì, infatti, come un deficiente sta penetrando, appunto, ecco. Cioè, tu mi stai dicendo che ha distrutto un manufatto quell'anomalia? Sul serio? Ha distrutto un manufatto? O l'ho fatto volare? Non si è capito. No, l'ha distrutto. Ma complimenti, gioco, che possono succedere queste belle cose. Ma complimenti. Ma che non sia questo. Oddio, ma l'ha lanciato di chilometri. Devo anche tornare. Che culo che mi sono anche avvicinato in questa zona qua. Ti dirò, non c'è niente. Ma perché non lo raccogli? Non
ne ho granate, in effetti. Stalger in italiano, che cazzo vuol dire? Oh, e l'abbiamo preso. Non vale una ceppa perché è completamente rotto, ma dettagli. Allora, qualcuno mi ha scritto qualcosa, ha scritto Stalger in italiano, quindi Stalker in italiano. Allora, torniamo indietro, andiamo verso qualche zona anomala. Ci sarebbe qua da esplorare, ma di sicuro. Aia, però, che cavolo, che anche mi mettono il fuoco incrociato. Ma c'è quel pezzettino bastardino che li sta facendo fuori, ecco perché stanno a morire. Ma io sto a morire più degli altri, però. Che chi sta facendo fuori una alla volta? E io vi rubo le armi. Tipo sti chiazzi. Ok. Allora prendiamo solo quello decente. Anzi, prendiamo tutto. Allora, questa in teoria è bellina, la conserverei, ma sono tutte già scariche, quindi è tipo forse anche roba mia vecchia. Non ne sono certo, però potrebbe. Qui c'è un'altra morta. Non è vero. Ah sì, un po' nascosto. Tranquilli, uccidetevi tra di voi, nessun problema, io tanto prendo. Ah, sono pure pesante. E beviamoci su. Vabbè, va. Sti buoni ragazzi. Abbiamo una cosa. Questo non si può vendere, e il resto sì. Non si può entrare con le armi. Allora. Momento. Tu compri. Sì. Così. Aspetta però. Ok, quelli no. Questi sì. Quelli no. Questi sì. Questo. 2, questo è fino a 4, questo, ok, vendi tutto. Tu hai qualcosa di bellino invece? Una ceppa di ceppina. Ci vediamo. Allora, diamo gli oggetti a lui. C'è l'oggetto, il kit. Ok, riparazione e modifica. Queste si potranno fare solo più avanti. Questo di Belino cosa aveva?
Ergonomia, cadenza di fuoco, precisa, vitalità, niente di che. Ci vediamo. Ok, allora mi devo far riportare indietro da te. Il tempo è denaro, inizia a La parlare. Skadovsk. Rischio di fare la missione, spero di no. Spero di no. Sulla nave non si portano armi. Per cui fammi un favore e metti via le tue. Benvenuto. Un gravi. Cioè, gli ho appena parlato un gravi, vuole un altro gravi. Cioè, questo va avanti a furia di gravi. Tutto quello si sta rifornendo bene il tipo. Moltissimo. Ma molto. Alla prossima. Il tipino parla? Allora, un attimo questo. Sono le 17:55. Se faccio così, ok, gente, vediamo se ci dà la missione. Se no, stacchiamo qua. Trova una fiamma. Muoio. Qual era occhio? Ce l'ho. Questo? Questo? Qual è occhio? No, eh. Ah, vuoi vedere che occhio non ce l'ho? No, non ce l'ho. Ma va bene. Finora siamo fatti anche abbastanza soldini, gente. Io direi Ehi, Stalker, come va? di cambiare zona.